Buongiorno e bentrovati per la prima edizione del telegiornale in apertura agli esteri. La Russia è molto responsabile dell'avvelenamento di una ex spia. Lo ha detto ieri nella Camera dei Comuni durante un'audizione pubblica il premier inglese Theresa May. Sulla base delle indagini condotte finora, la May mette in evidenza che la Russia abbia perso il controllo di sostanze pericolose dai suoi laboratori chimici. E oggi è atteso un incontro con l'ambasciatore russo a Londra. Immediata è stata la risposta del Ministero degli Esteri di Mosca, che bolla come uno show da circo le dichiarazioni rese dal premier inglese. Importante conferenza stampa oggi presso la presidenza della Regione Puglia a Bari per fare il punto sul programma di sviluppo rurale. Alla conferenza stampa parteciperà l'assessore alle risorse agroalimentari di Gioia insieme all'autorità di gestione del piano Nardone per fornire, si dice in una nota regionale, tutte le informazioni e i dettagli sullo stato di attuazione del programma di sviluppo rurale e soprattutto per fare un'operazione certa della necessità di tutelare e rassicurare gli agricoltori. Andiamo avanti, parliamo adesso di olio riciclato perché a Cerignola continua il progetto olio riciclato di un'azienda locale, la Laveco, soprattutto nelle scuole cittadine. Per ora è la palma di migliore è stata la scuola primaria di Vittorio, che ha raccolto in un mese circa ben 65 litri d'olio domestico esausto. Tra l'altro, poi c'è stata anche la terza A del quinto circolo con 24 litri. Nella nota che è stata inviata a questa redazione, l'azienda mette in evidenza che si è evitato in mare e nelle tubature di casa ben 174 litri in un solo mese. In chiusura la pagina sportiva, prima delle previsioni del tempo, il calcio, grande attesa questa sera allo Stadio Olimpico per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Roma e Shakhtar Donetsk. Si parte dal 2-1 conseguito dagli ucraini in casa 2 settimane fa. Un'occasione da non perdere, ha detto il tecnico giallorosso Di Francesco, vogliamo arrivare ai quarti. La Roma non è abituata a questi livelli, mi auguro di poterlo fare con i miei ragazzi e con la nostra gente, che spero sia il dodicesimo uomo in campo. Ed ora le previsioni del tempo. Ed ora dunque le previsioni del tempo per oggi: al nord variabilità su Est Liguria e Lombardia, Emilia Romagna con qualche piovasco nel pomeriggio, al centro e sulla Sardegna locale instabilità su Toscana e dorsale Adriatica, al sud piogge tra Campania e Basilicata e Calabria in esaurimento dal pomeriggio, le temperature tra 12 e 16 gradi al nord, 14 e 18 gradi sia al centro e sulla Sardegna che al sud ed in Sicilia, con venti di direzione variabile moderata e mari mosso, molto mosso l'Adriatico e lo Ionio. Vi ricordo che il 23, 24 e 25 marzo torna a Teatro Mercadante di Cerignola nel Foggiano la compagnia filodrammatica dei Napoletani per caso con la commedia La Fortuna con la F maiuscola. Il ricavato delle 3 serate andrà per una bambina che necessita di cure, la piccola Sara. Speciale News Web 24 sostiene l'iniziativa ed è partner ufficiale della compagnia. È tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti questa sera alle 19. Buon proseguimento di mattinata. A più tardi.